Quest'oggi ci troviamo a Casamarciano insieme al sindaco Manzi che presenta la quarta edizione del teatro, giusto? Sì, è la quarta edizione del Festival Nazionale del Teatro. In realtà vogliamo spiegare di cosa si tratta per coloro che non l'hanno mai seguito. Ma in effetti noi abbiamo investito, in virtù di un programma elettorale ben preciso, sulla cultura e su quelle che erano le nostre vocazioni rurali, artistiche e storiche, per cercare di farne un marchio di identità. E nel momento in cui abbiamo pensato di dare una svolta a questa località, abbiamo sfruttato quello che era una delle nostre cose più preziose, che è Santa Maria del Plesco, è un famosissimo libro che tratta della commedia dell'arte, è probabilmente uno dei primi testi dove sono stati annoverate, è stata annoverata la commedia dell'arte. Quali sono i personaggi che interverranno? Ma no, quest'anno diciamo che sì, è un doppio evento. Prima c'è il Festival fino al 7, che è quello del teatro amatoriale di eccellenza italiano, con compagnie che vengono e provengono da tutta Italia, e che è una kermesse che ormai è alla quarta edizione e che si concluderà domenica sera con il galà e con la premiazione a Massimo Wertmüller. Poi c'è l'altra parte, che è Settembre a Belvedere, che è finalizzata alla intercettazione dei fondi europei finalizzati al turismo, dove noi insieme ad altre realtà campane abbiamo presentato un progetto finanziato che si chiama Scene Rivivi Borghi. Questo progetto vede la prima tappa a Casamarciano e nella seconda settimana, che va dal 9 al 14, ogni sera verranno ad essere praticamente rappresentate delle attività teatrali con grossi nomi dello spettacolo. Ne cito uno tra tutti, che è Giorgio Albertazzi, che ci sarà sabato sera con una sua pièce teatrale. Poi ci sarà Tosca, ci sarà Giobbe Covatta, ci sarà il Teatro dei Satiri di Roma, insomma tutte personalità di grosso valore artistico finalizzate a dare maggiore risalto a quella che è la nostra vocazione tipicamente culturale che abbiamo data nei programmi elettorali. Mi pare che quest'anno avete abbinato anche un percorso gastronomico. Sì, veramente è la seconda esperienza che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto un gemellaggio, diciamo così, culturale di tipo enogastronomico con altre realtà campane. Ci sono tre cittadine del Beneventano che hanno sottoscritto con noi un protocollo d'intesa per valorizzare anche i percorsi delle nostre tipicità, tipicamente anche regionali, perché secondo me bisogna investire, anche se è un piccolo centro come il nostro, sulle tipicità regionali per avere un turismo regionale che è sempre poco è apprezzato da tantissimi cittadini della nostra Campania. Vogliamo fare un invito a partecipare? Sì, ma lo faccio ben volentieri, anche se devo dire con molta onestà, rispetto alla pubblicazione del nostro programma, le prenotazioni attraverso anche il sistema associativi hanno quasi completato la possibilità di ottenere ancora dei posti vuoti, perché noi abbiamo investito sulla possibilità che ogni cittadino che voglia dare una mano alla cultura può fare questo versamento direttamente al comune, diventando socio sostenitore, e che soltanto con 50 euro ha diritto a partecipare a tutte le 11 manifestazioni. Non facciamo cultura per fare, insomma, soldi o per finanziarci con i soldi della vendita dei biglietti. Questo non lo possiamo fare, né abbiamo voglia di farlo. Certo che più persone verranno, meglio sarà per noi e meglio sarà per quello che è l'oggetto principale di tutta la nostra kermesse, che è sempre unicamente la cultura. Noi ringraziamo il sindaco Manzi. Grazie a lei.